Inauguriamo la stagione primavera di Giardini Gourmet qui al Giardino Pizzarotti, un giardino storico chiuso fra le mura, le alte mura di un convento, un ex convento. Ma proseguiremo poi domenica prossima, che siamo al convitto delle Orsoline, per degustare un brunch in giardino. Partire dal mondo della televisione, arrivare qui in un giardino a parlare di rose, per me è una grande soddisfazione, anche perché la rosa, che entra nella vita dell'uomo da quando nasce alla fine, entra anche nella cucina, e quindi questa sera la rosa sarà protagonista in un piatto e io sono qui a raccontarla. Racconteremo la storia della rosa da quando è nata, da quando è apparsa, fino ad arrivare a questa sera. Il dolce è forse quello che raccoglie di più il potere che ha la rosa, questo profumo bellissimo che si va a scatenare sopra della pasta sablé con del cioccolato, e per finire all'interno del cioccolato rompi il cioccolato e senti un leggero acidulo di mango e il profumo della rosa che pervade la tua bocca. L'idea è quella di, come sempre, cercare di valorizzare le eccellenze del nostro territorio e i talenti del nostro territorio, quindi abbiamo tutte le filiere rappresentate durante questa serata straordinaria, interpretate dai nostri cuochi dei Parma Quality Restaurant, questo luogo straordinario che, diciamo così, inaugura appunto questa rassegna che arriverà fino al 2 di giugno e che vedrà protagonisti questi straordinari luoghi, che in molti casi sono luoghi anche per i parmigiani sconosciuti, ma che veramente rappresentano anche in questo caso un patrimonio artistico, ma devo dire anche dal punto di vista naturalistico straordinario.